Trovate nella mia cucina. Per chi non mi conosce, sono Katia e oggi cuciniamo dal Lido di Spina in provincia di Ferrara. Ora aspettiamo un attimino perché io sono peggio dell'orologio svizzero. Sono le 11:30 adesso e quindi aspettiamo l'ok da Chiara. C'è qualcuno, Cinzia? Nessuno. E va bene, aspettiamo. Intanto, Cinzia, puoi fare una carrellata dei miei tegami, i miei gioielli esattamente. Poi vi dirò come ho fatto per averli, perché vi innamorate veramente. Vi innamorate come mi sono innamorata io. E oggi cuciniamo tra l'altro assieme. Spero che abbiate preparato tutti gli ingredienti. E vedrete che involtino spettacolare imbottito che andremo a fare, facilissimo, che piacerà a tutti, a grandi e piccoli, bambini di sicuro. Quanti? Ok. Sei. Dai, su, ciao, c'è la Chiara. Spero di andare bene anch'io, dai. Sono sempre un po' emozionata, anche se ne ho già fatte parecchie, però l'emozione ci sta, dai. Liliana Marino, Gabriella Calò, Maria Petrilli. Vediamo. Aspetto l'ok da Chiara. Vi diremo anche che cosa è rimasto, perché tante promozioni le hanno tolte, perché come vi dico sempre, e lo dico anche alle mie, quando ci sono bisogna prenderle, perché veramente vanno a ruba. Poi vi dirò una promozione che c'è, che solo il nostro presidente fa per noi mamme, vi farò vedere dopo. Sono i 16, Katia. Ok, aspettiamo. Andremo a cucinare nella perfetta, che è rimasta lei, che è un 32, e poi il nostro baby, che anche questo è un prezzo stracciato. Su! Vediamo, stanno salendo, Cinzia? No, veramente stanno calando. 13. Stanno calando, va bene, adesso poi entrano. Sì, magari devono provare. Sì. Morena Ferrante, Cinzia Busca. Mi sono messo il grembiulino, i guantini, ho raccolto i capelli, Maria. Ecco. Qui abbiamo anche il nostro kit forno, che praticamente non, credo che non ci sia più. Poi dopo eventualmente sentirete dalle vostre consulenti, ma credo che non ci sia più, oppure c'è solo la base sotto, non lo so, non sono sicura. Buongiorno Katia Cavallari, Cinzia, a tutte, Antonietta. Ciao Antonietta. Maria Rosa. In quanto siamo, Cinzia? 21. Bene, dai. Aspettiamo 23. Ancora. E poi Chiara, dammi tu il via. Devi scriverlo? No, sente. Su. Che tempo fa lì da voi? Da qui c'è un bellissimo sole. Infatti io sono sbracciata, pronta per andare al mare. Chissà, può anche darsi che oggi mi vada a fare un bel giretto. Oggi facciamo anche le patatine per accompagnarlo insieme all'involtino imbottito. Chiara cosa dice? Palma o Manò? Ciao Palma! Domi Masso, Daniela Varagnolo, Maria Petrilli, c'era già. Aspettiamo. Angela Nervini, Gelsomina Potito. Aspettiamo. Domi Masso, Maria Petri, Antonella Bellomo. In 25. Ok. È che è un orario purtroppo che tutte vanno a preparare la pappa. E quindi ce ne sono poche che ti seguono a quest'ora.
si sa, però insomma quelle poche inizia persone. Chiara, okay. Dante ha detto inizia. Ok, iniziamo. Allora, come vi ho detto, faremo gli involtini farciti, imbottiti, pastellati e impanati e fritti. Io li ho già preparati, ne ho già fatti 4 qui, belli cicciottelli. Nel frattempo che vi faccio vedere uno che lo faremo assieme, così vi faccio vedere, vado a accendere, ops, accendo anche quello per le patate. Preferisco avere sempre l'olio bello caldo, così almeno quando andiamo a mettere è già appunto caldo, per cui va a bloccare, diciamo, l'impanatura e la rende già prima croccante, perché restare lì non va bene. Allora, andiamo. Allora, io ho 2 fettine di pollo, che poi basterebbe anche solamente una, però sono talmente sottili che le andiamo a mettere assieme. Così ci mettiamo un pezzettino di cotto, la scamorza, il carciofino e poi l'andiamo a chiudere. Io lo chiudo così ai lati un attimino, in modo che non venga poi dopo quando si cucina il formaggio fuori, e lo vado a girare su se stesso, ok, da poter fare proprio un involtino. Prendiamo del prosciutto crudo che mi si è anche attaccato, adesso lo facciamo lo stesso, tanto si lavora bene perché va proprio a compattare bene l'involtino. Poi ovviamente se voi ve lo fate fare a fettine, perché questo l'avevo preso già impacchettato, lo mettete su così, lo chiudete così, così e così. Vedete che bello? Vedi, Cinzia? Ora, io ho già preparato la pastella, ho messo 2 uova perché ne ho fatti parecchi, 2 uova, un po' di farina, un po' di latte, un pizzico di sale. Lo andiamo a passare, vado a prendere, no, faccio con le mani, dai. Lo passiamo nella pastella e lo passiamo nel pane grattugiato. Ok, questo poi lo mettiamo qua, così non intriga. Ecco, come ho detto, io scaldo sempre l'olio, preferisco anche quando faccio le patatine surgelate, perché ovviamente poi mettendole dentro, che sono già surgelate loro, fredde, praticamente ci mettono un po' più di tempo, invece così fanno prima. Tolgo i guanti. Allora, Cinzia, se vuoi venire piano piano, facciamo vedere. Come ho detto, appunto, l'olio, la spadella, che poi ho detto che la vado a fare praticamente con la perfetta da 32, che è in promozione, tra l'altro. Quindi ho scaldato l'olio, vado a spegnere anche quello del pentolino baby, che anche lui è in promozione. Aspettiamo un attimino e andiamo a metterli dentro. Così, ok, ecco, accendiamo, vado a prendere le mie patatine anche, le metto proprio un pochino per farvi vedere. Ok, e andiamo a mettere le patate del nostro baby. Oh, ecco, e anche qui sempre, sbaglio sempre, sempre fiamma alta. Quando facciamo il fritto la fiamma deve essere sempre altissima, e quando si va a andare a controllare, mi raccomando, spegnere sempre o spostare e aspettare sempre qualche secondo, che così almeno quel po' di vapore che si è creato va a depositarsi. Ok, se avete delle domande chiedete pure. Allora, dopo li mettiamo
mettiamo il nostro fritto, questo lo possiamo mettere qua. C'è qualche domanda, Cinzia? No. Nessuna domanda, vuol dire che ho spiegato bene. Sono allora 50. Ok, perfetto. Quindi, come vi dicevo, abbiamo la nostra perfetta, perché hanno già tolto tutte le altre promozioni. C'è rimasta lei, sia con un coperchio e sia con due coperchi. In più c'è il nostro baby. Intanto che aspettiamo il fritto, Cinzia, spostiamoci sul mio tavolo. Queste, premetto già, che non ci sono più, tranne questa. Questa è un gioiello. È un gioiello della Magic Cooker. Dobbiamo dire grazie al nostro presidente, che praticamente in occasione della festa della mamma ce la dà a un prezzo stracciato. Con questa potete fare di tutto. Ve la faccio vedere. È una Black Diamond. È rivestita in polvere di diamanti, quindi è un gioiello veramente. E qui ci andate a fare di tutto e di più, dalla pizza, la focaccia, la lasagna, anche ieri ho fatto vedere un primo, potete farci il pollo arrosto, le patate, anche le verdure, tipo piastra, la potete far funzionare anche come piastra questa. Dolci, io ho fatto un rotolo, potete farci anche un rotolo di frittata, di pan di Spagna, di tutto, e quindi ne rimangono poche, perché è proprio per l'occasione della festa della mamma, per cui approfittatene, perché ce ne sono poche. Vi faccio vedere le mie, anzi vi devo dire anche una cosa, io praticamente ho cominciato con la raccolta punti. Ebbene sì, devo dire grazie a Carla, che le mando un grosso bacio, spero che ci sia. Io non ne volevo sapere, veramente non ne volevo sapere, e lei ha cominciato a dire, ma no, guarda che le prendi con i punti, te le regalano. E dicevo, ma sì, ma chi è che ti regalo? Ti regala niente nessuno? No, guarda che è davvero. Non pensavo, vi dico la verità, proprio l'ho presa proprio così, dico, ma sì, dai, provo. Ebbene, sono riuscita e ho preso il kit forno e ne sono fiera del kit forno. Poi Carla, visto che era diventata brava, Chiara idem, e mi hanno contattato e mi ha detto, ma perché non vuoi far parte anche tu della Magic Cooker? E io ho accettato volentieri e devo dire grazie, grazie, grazie di cuore a Carla. Grazie Carla. E quindi mi sono affezionata veramente, io quando ne parlo, e si sente, ne parlo proprio con entusiasmo, perché proprio è una ditta seria. Vi dirò anche di più, che quando anche capita che vi arriva a casa un tegam con un piccolo difetto, cosa fa Magic Cooker? Vi manda il corriere fino a casa, voi lo impacchettate, loro ve lo vengono a prendere e ve lo sostituiscono. Ma chi è quella ditta? Vieni Cinzia, che sento già, anzi vi dirò anche di più, ho messo lo Smart Dynamic, che io lo metto quasi con tutto, e mi dice già che abbiamo raggiunto la temperatura, quindi per andare a controllare spegniamo, aspettiamo un attimino, noterete che non ho la cappa, non ho schizzi. Questo vapore che si vede è un vapore acqueo, quindi se va anche ad attaccarsi nelle piastrelle si asciuga e non rimane sporco. Vado a vedere il mio fritto. Guardate qua che meraviglia. Cinzia, vieni a vedere. Guarda, guardate che meraviglia. Mamma mia, e che profumino. Visto? E ora andiamo ad accendere, che terminiamo la cottura, e andiamo dalle nostre patatine che stanno anche loro cuocendo. Sbaglio sempre, ecco qua. Poi dopo vi farò vedere anche che non raggiungendo la massima temperatura non vi ustionate, io posso mettere il dito anche dentro ed è solo un calore, perché praticamente non raggiunge neanche i 100 gradi, ma neanche. E quindi mangiate in modo sano, perché le alte temperature, come dico, non le raggiungerà mai. E poi avete sempre il piano di cottura pulito, che per una donna è molto importante, quindi non avete sempre da pulire. Io non sporco
poco più veramente, io do proprio la passata, tanto per dare, perché non dico di essere una maniaca, però mi piace avere la cucina pulita, e non sporco più niente, che mio marito mi dice, non farei mica una fissazione, dirlo sempre, veramente, io non sporco, da quando io uso i coperchi della Magic Cooker, io la cucina ho il piano di cottura sempre pulito, la cappa è sempre bella pulita, mi serve solo per la luce e basta. Io direi che ci siamo quasi, sai, Cinzia? Sì, direi di spegnere perché sono pronte. Avete visto in quanto tempo si sono cucinati, anche perché i petti di pollo sono molto sottili, per cui fanno presto. La giro perché faccio meglio. Ops. A proposito, questa padella va anche su induzione, per cui va sia sul gas che sull'induzione. Ora togliamo il coperchio, lo dovete tenere sempre orizzontale, perché ovviamente, guarda Cinzia, un po', vedete, un pochino di condensa la fa, e quindi per evitare di sporcare il piano di cottura si lascia. Guardate che meraviglia! Ecco qua, dopo Cinzia mi porta a prendere il piatto per... Che meraviglia! E questo olio poi lo vado a riutilizzare 5-6 volte. Io qui tra l'altro ho già fritto le patate e, le cipolle, gli anelli di cipolle ieri sera, che mio figlio aveva voglia. Ok. Ok. E questo l'abbiamo fatto. Ora andiamo a vedere le nostre patatine. Cinzia, vieni un po' più vicino, così facciamo vedere le patate. Guardate, guardate, ci metto le dita. Non mi ustiono, è solo caldo. Le nostre patatine stanno friggendo. Stai pur qui, Cinzia, che vado a prendere il piatto, che ho dimenticato. Nessuno che vuole sapere? Eccomi qua, adesso fra un po' anche le patate sono pronte. Anche la Norina sta guardando. Ciao Norina, guarda che cosa faccio. Allora, spegniamo che vado a controllare le mie patatine. Sì, direi che ci siamo quasi. Aspettiamo ancora un po'. E voilà. E sbaglio sempre. E di che è casa mia, ma sbagli. Ok. Avete visto gli involtini? Che belli! Dopo ve li taglio. Adesso dopo preparo un attimino. Il coltello lo avevo preso prima. Ecco. Intanto vi faccio vedere un involtino. Vediamo questo. Vi faccio vedere. Guardate. Che meraviglia. Mi viene voglia di mangiarlo. Forma di cuore, Cinzia, guarda. A forma di cuore, perché c'è l'amore. Quando io cucino ci metto l'amore, poi con questi coperchi ancora di più, perché ne parlo proprio con entusiasmo. E dovete solo provarmi, perché tanti sono un po' scettici. Tanti dicono, ma sì dai, ne puoi provare solo uno, poi se mi trovo, infatti ho un'amica molto scettica, l'ha voluto provare e si è innamorata e adesso sta eliminando tutti i suoi tegami per avere i nostri, perché intanto ti fanno mangiare sano, anche per cuocere la pasta non c'è più bisogno di mettere sull'acqua e il sale, aspettare che bolla, fate tutto in quel tegame e vi posso assicurare che saltano fuori dei primi spettacolari. Io non sono da primolo, ma da quando io ho cominciato a cucinare con Magic Cooker mangio anche il primo, mi sarò anche un po' ingrassata, ma fa niente. Allora andiamo a controllare le patatine. Cinzia, vieni, andiamo a vedere, guarda che belle. Aspettiamo ancora un pochino, ma non le voglio troppo scure, perché non, a noi non piacciono bruciate. Nessuno, c'è qualcuno che vi vuole chiedere qualcosa? Madonna,
Niente, l'involtino ti hanno chiesto di tagliarlo, ma l'hai già tagliato, quindi... Sì. Tutto dopo bene. Dopo vi faccio il piattino e sì, adesso lo mettiamo qui, così dopo qua ci metto le patate e poi vado. Vieni più vicino, Cinzia, così mi vedi meglio. Certo. Allora, io direi che ci siamo anche per le patate, perché non mi piace tanto. Sì, lascia pure qua. Direi che siamo a posto. Lo spostiamo qui, Cinzia viene a vedere. Aspettiamo un attimino. E le andiamo a tirare su. Guardate che meraviglia. Ecco, poi se le volete più scure, ovviamente, a noi piacciono così, dico la verità, a noi piacciono così, però come ripeto le potete dorare di più, a vostro piacimento. Ok, adesso ne ho fatte un pochino, tanto per farvi vedere. Allora, io ripeto, poi uno fa quello che come crede, insomma. Io l'olio lo scaldo sempre un po' prima, perché anche se mettete le patate già surgelate e quindi andate a raffreddare ancora di più l'olio, ci mette più tempo ovviamente. Invece se voi andate un attimino a scaldare l'olio, anche perché non raggiungerà mai le alte temperature, si fa prima. Che cosa ci ho messo? Cosa ho messo? 5, 10, 15, 20 minuti? Sale. Sì, certo. 20 minuti, ci ho messo 20 minuti a fare questa meraviglia. Ora adesso vado a prendere il sale. Ops. Ne mettiamo un pochino. Basta, che fa male il sale. Ok. Madonna, vieni a sentire. Sentite come sono croccanti. Anche per voi. Che buone! Dureranno, Cinzia, prima che arrivi Luca? Io dico di no con te. Con te io dico di no. Guardate che meraviglia! E poi sono asciutte. Ok. Mettiamo i nostri involtini. Così. Mettiamo così. Chiara ti dice che sei orgogliosa di te. Grazie, Chiara. Un'altra ti dice sei bravissima, spettacolare. Grazie. Spieghi bene. Io spero. Ecco qua, il mio piatto, neanche in mezz'ora vi rendete conto. Vabbè, adesso gli involtini li ho preparati ovviamente prima, perché ci vuole il suo tempo. Però, come avete visto, si fa in un attimo a farli. Ed è un fritto asciutto, quindi questo ne potete mangiare finché volete. Miriam ti dice che sei bravissima. Grazie. Un'altra complimenti. La Madonna Ferrante è bravissima. Arriva Luca. Lasciali per Luca. Buono. Ragazzi, se non avete altro, se volete chiedermi qualcosa, io ci sono. La Norina ha scritto, mi fanno gola. Sì, Norina, sono la Carla Favaro, arrivo. Grazie, vieni Carla, che ce ne sono. Si fa presto, bravissima, fa in un attimo. Magna pure, Antonietta. Va bene, lo sai, Antonietta, che ci metto la passione, però devo anch'io, insomma, vero. Mi dispiace che non ci siete, perché... Non si sente odore da fritto, Cinzia, non perché c'è la mia amica del cuore, gemella adottiva, anche per chi sa, e non è di parte, perché lei dice la verità, si sente puzza di niente, no. Solo di buono. Solo profumo ma del buono, mangiare. Veramente, anche ieri non mi ricordo più che cosa ho fatto. Ho fatto sempre del fritto ieri, che l'ho messo anche perché mio figlio va matto per il fritto, ma in questa maniera, credetemi, ne potete fare di più, perché è un fritto sano, asciutto, non raggiunge mai l'alta temperatura. L'olio, prova, guarda Cinzia, quest'olio qui è olio che ho già riutilizzato 2 o 3 volte, rimane tale quale, però...
però dovete avere anche voi delle accortezze. Allora, intanto quando andate a controllare il fritto lo dovete sempre spegnere, sempre, perché se voi alzate il coperchio e la fiamma è accesa, che cosa succede? Che va in temperatura ovviamente, quindi l'olio diventa scuro. Dimmi, Cinzia. Vogliono sapere che olio usi? Io uso sempre da una vita l'olio di girasole. Per me è fantastico, credetemi. Per me è fantastico e vado a litri. A parte il fatto che non ne spreco più di tanto, perché come dico, lo riutilizzo filtrando, è sospetto. Anche qui, guarda Cinzia, se vuoi far vedere. Guardate l'olio dove ho fritto gli involtini, che c'è del pane. È rimasto un po' di pane, ma poco poco. Poi avete visto che poco olio che ho usato per fare quelle 4-5 cose? Quindi adesso io aspetterò che si raffreddi e poi lo andrò a filtrare e lo riutilizzerò per un'altra volta. Credo di essere stata chiara, anche non di nome, Chiara. E se non c'è altro io vi posso salutare. E grazie per chi mi ha assistito. Io l'ho provato tutto vero, hanno detto. Roberta Andrea ha detto che io ho provato tutto vero. Sì, veramente. Se io lo faccio perché ci metto la faccia, perché veramente è così. Se ci sono un po' di quelle persone un po' scettiche, un po' così, perché non l'hanno provato. Dovete provare. Chi era quella pubblicità che facevano? Provare per credere. E quindi io vi parlo proprio di Cinzia. Devi dire che chi ha bisogno che contatti la Certo, certamente. Chi ne vorrà sapere di più ne parli con la propria consulente e vi darà tutte le dritte. Io per il momento vi dico solo che in promozione c'è la lasagnera, non fatevela scappare, perché come ho detto il presidente ci ha fatto un regalo per noi mamme a quel prezzo. Vi dico il prezzo, costerebbe 499,90 € a un prezzo spettacolare, a 99,90. Ma io subito l'ho preso ancora tempo fa, subito. E poi in promozione c'è ancora la perfetta, che va anche su induzione di 32 con il suo coperchio. E in più c'è anche il baby, che poi la perfetta ha la possibilità di avere sia un coperchio oppure due. A voi la scelta. E come dico, il baby a 7,90 €, che è regalato proprio. Per il resto arriveranno altre promozioni, per adesso sono terminate tutte le altre, che erano fantastiche anche quelle. Pensate che questa mattina mi hanno chiesto la bistecchiera. Bistecchiera dovevamo prendere quando c'era, adesso purtroppo le hanno tolte, però vedrete che le rimetteranno di sicuro, perché come dico sono tegami validi, perché ci regalano, cioè ci danno, paghiamo il coperchio noi, attenzione, perché noi paghiamo il coperchio, i tegami sono regalati, ma sono tegami validissimi con una copertura o di polvere di diamante o di polvere di minerale, ne dovete avere cura ovviamente, perché sono tegami autopulenti, non hanno bisogno di essere messi in tanto in lavastoviglie, perché si vanno solo a rovinare per l'alta temperatura e per il detersivo. Lì basta una spugnetta non abrasiva, lo pulite tranquillamente. Infatti io adesso c'è l'olio, ovviamente devo dare un po' di detersivo, però credetemi, si puliscono facilmente, vanno idratate come idratate voi la vostra pelle, ogni tanto un pochino di olio. Io sapete che cosa faccio? Io ho tanti strofinacci che li sto utilizzando adesso, a parte questi che avevo, che me li avevano regalati per proteggerli, ma altrimenti con degli strofinacci che adesso li ho messi anche via, me la copro tutta per mettermela proprio, per non rovinarla. Il mio forno intanto è diventato solo un portatutto. Guarda Cinzia, ho lo strofinaccio dentro. Anch'io. Ho tolto anche le griglie perché mi fa praticamente da mobiletto, che ci metto la bistecchiera, questo qui che era una bellissima promozione che non c'è più con i due coperchi da 35 e da 27. Poi ci vado a mettere il mio cupolone dentro, ci giro il cupolone
e io ho tutto in ordine. Credo di aver detto tutto. Volete chiedermi qualcos'altro? Chiara, vuoi chiedermi qualcosa? Devo dire qualcosa? Spero di essere stata niente, esaudiente. Una la pulisce con il panno microfibra, la piastra, esatto, la bistecchiera, sì, quindi sì, sì, sì. E non si rovina nulla. No, guarda, basta. Vi faccio vedere la mia bistecchiera, ce l'ho da novembre, perché io sono entrata a far parte della Magicure da novembre, guardate, è ancora bella. E ne faccio, per chi mi conosce sa che cosa faccio. Faccio di tutto, dalla focaccia, la carne, il pesce, le verdure, faccio di tutto ed è sempre stupenda. Sei super, sei bravissima. Grazie, grazie a tutte. Spero di essere stata chiara in tutti i sensi. Allora a questo punto ci possiamo anche salutare. Vi ringrazio. E buon appetito con i miei involtini. Ciao a tutte!